Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono appena tornato dalla Spagna da qualche giorno e adesso vi mostro com'è andata la gara L'Enpro Classic, gara IFBB Pro League che ho fatto in Spagna qualche giorno fa. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata, senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Sono arrivato in Spagna il giovedì, mi sono rilassato, ho fatto una bella dormita. Successivamente, il venerdì mattina, appena sveglio, con la mia ragazza e il videomaker siamo andati nel luogo gara. Nel luogo gara ci si ritrova con tutti gli atleti che partecipano alla gara per fare l'iscrizione. L'iscrizione consiste nel compilare un foglio con tutti i propri dati personali. Nella mia categoria mi prendono anche la misura dell'altezza, perché la mia categoria Man Physique è divisa anche in fasce di altezza. Successivamente, sempre nel momento dell'iscrizione, si va a prenotare il tanning. Il tanning sarebbe l'abbronzatura, quella sorta di vernice che ci viene data per scurire la pelle e far risaltare maggiormente i muscoli quando siamo sul palco. Subito dopo sono andato a fare il check sotto la supervisione di Giuseppe Romano, dove ho fatto il mio giro di pose, sia la frontale, quella di schiena, dove adesso che la pelle si è assottigliata molto si iniziano a vedere tutti i dettagli muscolari, che poi dovranno essere risaltati maggiormente dal posing quando salirò sul palco. Quando vado a fare le gare è sempre un piacere incontrare atleti che arrivano da tutta Europa e da tutto il mondo, quindi come sempre con i ragazzi che conosco abbiamo fatto una foto di rito nel momento dell'iscrizione per ricordo di questo momento, di questa gara. Subito dopo ci siamo spostati al supermercato per fare la spesa, perché la sera prima della gara, vale a dire il venerdì sera, se gareggio il sabato, vado sempre a fare una ricarica di carboidrati, perché quello che vado a mangiare la sera prima della gara ti entra poi all'interno dei muscoli circa 7-8 ore dopo. Quindi va programmata bene la ricarica dei carboidrati per far sì che quando si va a salire sul palco i muscoli hanno il massimo della pienezza data dalla ricarica dei carboidrati. È arrivato il momento di prendere la carne per la sera prima della gara, carne rossa, carica di ferro per dare durezza muscolare. Adesso sentirete il mio spagnolo. No, 200 gramos. Gramos. 200. 200 gramos. Rifai, 200. 200. 200. La sera prima della gara, pasta Barilla, mi raccomando la Barilla perché trattiene meno acqua. E io oggi ho l'acqua pesata, quindi è necessario prendere pasta italiana, mi raccomando. Compriamo un bel rasoio perché devo farmi i peli, non posso andare in gara così peloso. Ultimo pasto della sera prima della gara. Si mangia con il cucchiaio la pasta. Molto buona, brava amore, ma la mangio dopo, se no mi diventa dura la carne. Ah, i fiorentini verranno un colpo che Gianmarco mangia la carne cotta. Super cotta. La carne rossa prima della gara dà durezza muscolare perché contiene ferro. 250 grammi di pasto al pomodoro stata crudo e 50 grammi di gallette. Questa è la mia cena. Domani, ragazzi, voglio vincere la Pro Card. Molti di voi diranno: sei troppo convinto. Bisogna essere convinti quando avete degli obiettivi. Non ho come fate a raggiungerli. Io voglio vincere la Pro Card, però dovrò competere con altre 40 persone per vincerla. Questa preparazione gara la pasta la mangiavo spesso, però in porzioni massimo da 100 grammi. Questa è una porzione da 250 grammi. E mi piace. Domani sera dopo la gara si va a sgarrare. Bisogna valutare con cosa sgarrare domani sera nel post gara. Dato che siamo in Spagna, mangerò qualcosa di tipico e poi non farò mancare i dolci. I dolci tipo il gelato e compagnia bella.
Anche perché settimana successiva a questa gara, il weekend dopo, gareggerò a Milano allo Shadow Classic, quindi dovrò tornare poi a dieta subito da domenica. Farò uno sgarrettino sabato sera dopo 3 mesi che non sgarro e poi tornerò a Stecchetta. È sabato mattina, finalmente è arrivato il giorno della gara. Dopo aver fatto una colazione misera con un solo uovo e 2 o 3 gallette con un piccolo strato di marmellata, in compagnia di altri amici ci siamo spostati con il furgoncino verso il luogo gara. Appena entro nel luogo gara, io come sempre mi compro qualcosa per ricordo e mi sono comprato una magliettina del Mister Olympia, veramente molto molto carina, che utilizzerò dopo essermi dato il tanning, perché quando ti hanno questa vernice colorata addosso, bisogna dopo vestirsi molto larghi, non con abbigliamento attillato, altrimenti c'è il rischio di portarsi via la cosiddetta vernice. Mi sono spostato nel backstage della gara, dove si inizia a fare un po' di riscaldamento, dove andiamo a pompare i muscoli, però prima del riscaldamento c'è una lunga attesa. Siamo arrivati nel backstage della gara, tra un paio d'ore mi vado a dare il tanning, la tinta quella scura, prima di andare sul palco, e 2 ore dopo salirò sul palco. Quindi sarà una lunga giornata, passerò gran parte del tempo così sdraiato a rilassarmi e a rispondere ai miei clienti del coaching, fino a quando non salirò sul palco. È sempre lunga. La cosa brutta delle gare è che ti rompi il cazzo ad aspettare il turno di salire sul palco. C'è almeno un'attesa di 4 ore che devi stare sdraiato come un salame, perché devi stare rilassato. Se non ti rilassi ti gonfi di cortisolo e ti viene fuori un po' di ritenzione idrica. Quindi quando siamo in pre-gara bisogna rilassarsi. Però 4 ore sono lunghe e non passano mai. Adesso vado a fare la pipì e dopo tanning e mi metto il mio costumino. Ho iniziato a fare la prima passata di tinta, successivamente ne ho fatta un'altra e poi mi sono messo davanti al ventilatore ad asciugarmi. In quel momento ho incontrato Mohamed, che è un mio carissimo amico che ho conosciuto lo scorso inverno a Dubai. Lui è un ragazzo giordano, anche lui gareggia e tra l'altro gareggia contro di me. Ci siamo incontrati 2 giorni prima della gara per fare l'ultimo allenamento insieme nella palestra Titan Gym di Alicante, palestra veramente molto molto bella, paragonabile ad una delle palestre di Dubai per quanto riguarda l'attrezzatura e anche l'ambiente e le persone che la frequentano, veramente persone tutte di alto livello, tutti atleti, tutti super preparati. Mi sono allenato con lui e poi ci siamo rincontrati nel backstage prima di salire sul palco. Prima di iniziare a fare il pump, ho fatto l'ultimo check per vedere la mia condizione, diciamo, da sgonfio, senza aver pompato i muscoli, e la condizione devo dire che è veramente molto molto buona. Rispetto alle gare dello scorso anno, era più di un anno che non salivo su un palco, devo dire che la condizione è migliorata. Sono molto più omogeneo a livello muscolare e anche la qualità e il tiraggio sono molto buone. Per quanto riguarda i miei punti forti, sono sempre i dorsali e le spalle e il V-shape, sempre come lo scorso anno. Sono riuscito a migliorarli un po'. I punti dove vado un pochino più a peccare sono le braccia e il petto alto, però ci sto lavorando e cerco di migliorarli sempre di più per le gare successive. Mangio le mie ultime gallettine di riso con una spalmata di marmellata prima di salire sul palco. Perché mangio le gallette di riso il giorno della gara con la marmellata e solitamente durante la preparazione mangio sempre quelle di farro? Perché le gallette di riso hanno un indice glicemico molto più alto, abbinate alla marmellata, che anche quella ha un indice glicemico alto, fa sì che questi carboidrati entrano più velocemente all'interno del muscolo. Quindi diciamo, in genere il giorno della gara la maggior parte degli atleti ricaricano con gallette di riso e marmellata o gallette di riso e miele. È arrivato il momento di fare pumping prima di salire sul palco. Manca circa 30-40 minuti a salire sul palco. Io per sicurezza inizio un pochino prima a scaldarmi, faccio un mix di esercizi, tutti
tutti per la parte superiore, perché noi che gareggiamo nella categoria Men Physique non abbiamo l'obbligo di mostrare le gambe sul palco, quindi veniamo valutati solo per la condizione della parte alta del corpo. Diciamo che il punteggio che ci va a premiare maggiormente a noi Men Physique viene dato dal V-shape, vale a dire dalla forma a V del corpo, quindi vita stretta, spalle larghe e dorso largo. Un'altra cosa che conta molto nel Men Physique è il disegno addominale, quindi la forma degli addominali e la qualità, la definizione dell'addome specialmente, e il volume e lo spessore, la profondità della schiena. La schiena in genere, chi ce l'ha molto grande, larga e profonda, viene premiato con tanti punti quando partecipa ad una gara di Men Physique. Un'altra cosa importante è il posing, perché se il posing viene fatto bene ti va a risaltare tutti questi punti che vi ho appena elencato. Quindi è arrivato il momento di salire sul palco, salgo, faccio la mia routine personale con il mio giro di pose. Il mio videomaker è stato costretto a fare il video un po' di nascosto, perché diciamo non è consentito a videomaker esterni di filmare con la videocamera, quindi le clip che vedete diciamo sono fatte un po' di nascosto, quindi non saranno perfette come quelle ufficiali gara, però abbiamo fatto quello che si poteva. Terminata la mia routine personale, inizia il confronto con gli altri atleti e dopo una scrematura che è stata fatta successivamente confrontandosi con altri atleti. Ci ritroviamo sul palco in 5, quindi sarebbe top 5, diciamo sono tutti i ragazzi che verranno premiati, perché diciamo il podio, perché nelle gare di bodybuilding il podio non è composto da 3 persone come nelle classiche gare, ma il podio è composto da 5 piazzamenti. Quindi quando tu rientri fra i primi 5 nelle gare di bodybuilding si dice che hai fatto podio. Quindi per me già essere arrivato tra i primi 5 è una bella soddisfazione, significa che sono sul podio. Però per soddisfazione mia personale ci tengo ad arrivare nella posizione più alta possibile. Io ragazzi gareggio con l'unico scopo di migliorare la mia forma fisica rispetto alla mia forma precedente. Non è che mi interessa arrivare primo, secondo, terzo, quello non mi interessa principalmente. Mi interessa essere giudicato bene dai giudici per la forma che ho portato, e mi interessa a livello personale portare una condizione migliore sempre rispetto alle gare precedenti. Io faccio le gare per puro divertimento, non faccio le gare per questioni lavorative o per trovare sponsor. Io ho la mia azienda di coaching con cui lavoro insieme alla mia ragazza e al team di nutrizionisti, dove noi lavoriamo al 99,9% con persone normali, quindi la classica persona che ha la pancetta e vuole rimettersi in forma per andare in spiaggia o magari il grasso sui fianchi, o quello magari sovrappeso che vuole raggiungere una forma ideale da spiaggia, o magari il ragazzino magro che vuole mettere qualche muscoletto in più. Quindi io abitualmente lavoro con questo target di clientela, quindi non è mio interesse, diciamo, andare a promuovere la mia figura da atleta per allenare degli atleti, perché io non voglio allenare atleti, voglio allenare e seguire con il mio servizio di coaching online di dieta e allenamento persone normali che vogliono rimettersi in forma. Il mio target di clientela è questo, quindi se faccio le gare lo faccio con il solo scopo del divertimento, neanche per trovare sponsor, non è la cosa che mi interessa principalmente, ma lo faccio solo per una soddisfazione mia personale. Quindi il piazzamento che ho in gara è solo un piazzamento. Ciò che conta per me è portare una condizione migliore rispetto alle gare precedenti o all'anno precedente. Ragazzi, la gara è finita, è arrivato il momento di cioccolata fondente con nocciola. 2 minuti di relax e poi vi racconto com'è andata. Un quarto posto che a parere mio non è stato, diciamo, giudicato bene. Infatti subito dopo la gara io e la mia ragazza siamo andati a parlare con il capo giuria, che era una donna americana, e lei giudica anche nelle competizioni del Mister Olympia, quindi un giudice di alto livello, e gli ho chiesto un feedback per capire quali fossero i miei punti deboli per potermi migliorare nelle gare successive. Lei mi ha detto che i miei punti deboli sono la schiena e non ero abbastanza definito sull'addome. Quindi subito dopo la gara io mi sono messo a confrontare le foto che aveva fatto la mia ragazza col cellulare ai ragazzi sul palco, e devo dire che questo giudice
giudizio non mi sembra, diciamo, corretto. Io non sono un ragazzo polemico, come vi ho detto prima, non me ne frega niente del piazzamento, non me ne frega niente di arrivare primo, secondo, terzo, quarto, quinto, però mi interessa di essere giudicato bene, perché comunque c'è del lavoro dietro, c'è mesi di dieta, mesi di allenamento, e quindi mi piace essere giudicato per la condizione che porto. Confrontando, diciamo, la mia condizione dalle foto e dai video una volta sceso dal palco, era ben evidente che io avessi la schiena più sviluppata di quello che è arrivato primo, del ragazzo di colore, e che a livello addominale e di definizione ero messo meglio del ragazzo che hanno messo terzo, quindi una posizione davanti a me. Tant'è vero che dopo questa gara qui che ho fatto ad Alicante in Spagna, il weekend dopo ho gareggiato a Milano, poi vi mostrerò anche il video della gara di Milano successivamente a questo video, e il ragazzo che hanno messo terzo e ad Alicante in Spagna e a me quarto a Milano, non vi dico come mi sono piazzato io, ma mi sono piazzato bene, quel ragazzo lì l'hanno messo ultimo. Quindi arrivo a dedurre da questa cosa che i giudici quel giorno lì in Spagna non hanno proprio fatto le cose come si deve. Però detto ciò, finita la gara, è arrivato il momento più importante per me, il momento più bello della giornata, vale a dire rilassarsi e andare a festeggiare con un bello sgarro. Però ragazzi, prima di mostrarvi la mia scena dopo gara, aspettate un attimo e ci vediamo dopo. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Formaggio all'aglio e sopra ci sono queste arachidi tostate. E questa è una cremina al pomodoro. Pane tostato. Una bomba. Una bomba. Ma le arachidi tostate la piace? Si può mangiarlo di quello? Stasera sì. Amore, presumesso che è proteine, la divide con lui. La divide con lui? Si spacca però. Esatto, le patate sono proteiche. Le categorie, tu. For tu. Thank you. Io adesso mi visto no. Qui abbiamo una bella paella, doppia porzione, e abbiamo da dividere con il mio socio questo prodotto tipico con patate al forno, peperoni, prosciutto iberico e uova. E via. E spacca, mi sa, questo spacca. Un appetito, ragazzi. Poi dopo la scena i miei sgarri sono proseguiti, vi ho fatto anche un reel su Instagram, nel caso andatelo a vedere, che qui su YouTube non vi ho filmato tutto, ma ho proseguito con degli hamburger, del gelato, delle torte, e quindi mi sono goduto appieno la serata. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che a breve uscirà anche il video della mia gara a Milano, che quella era sempre una gara internazionale, lo Sheru Classic, quindi mi raccomando ragazzi non perdetevi il prossimo video, grazie per aver visto questo e ci vediamo prossimamente.